con Roberto Moscatelli, responsabile tecnico dell'Urania Canottaggio, la società numero uno in Italia per quanto riguarda il canottaggio, un risultato sicuramente importante. Sicuramente importante, anche perché è il terzo anno consecutivo che riusciamo a prendere questo premio. È un premio che impronta un po' il nostro modo di fare sport. Riusciamo a fare un sacco di gare, abbiamo fatto addirittura 29 trasferte quest'anno e siamo riusciti a imporci in questa classifica che vede circa 90 società in tutta Italia. Nel vostro range di atleti a disposizione sono, immagino, di tutte le età. Da che età partiamo e fino a che anni arriviamo più o meno? Ma diciamo che partiamo con circa dai 9 anni si può partire a fare agonismo, anche se non è proprio agonismo, ma iniziano ad essere una categoria esordienti dove iniziamo ad affiancare un po' questo sport. Poi ci sono tutte le categorie fino ad arrivare ai senior che arrivano a 26-27 anni, anche se abbiamo atleti di 30-40 anni, perché il canottaggio è uno sport che comunque si può fare a qualunque tipo di età. Ecco, quello che ci tengo a dire è che è importante che atleti più grandi nella società cercano poi di affiancare l'allenatore e quindi portare avanti questo spirito di squadra. Ecco. Spirito di squadra che sicuramente è una delle particolarità della vostra società, anche perché comunque per quanto riguarda tutte le gare a cui partecipate sempre numerosi. Assolutamente sì, siamo in tanti, quest'anno siamo iscritti circa una settantina, ottantina di persone, che ovviamente non è detto che riusciremo ad arrivare tutti alle gare di quest'estate, appunto di luglio, tutti insieme, però si parte sempre in tanti, numerosi, e speriamo di arrivarci. Ecco, abbiamo circa 12 allenatori che si occupano di tutte le categorie, di tutti i corsi individuali, di corsi a squadre, e dal settore agonistico, quindi diciamo siamo in tanti, che con lo sforzo di ritagliando del tempo da tutte le parti cerchiamo di portare avanti questa società. Ecco. E per portare avanti una società ci sono importanti anche gli eventi che la società organizza, ce ne sarà uno diciamo domenica 18 dicembre se non sbaglio. Sì, sì, il primo evento che organizziamo quest'anno o l'ultimo di quest'anno praticamente, se parliamo del 2016, è la staffetta di Natale, quella che chiamiamo una gara diciamo non competitiva, che cerchiamo di coinvolgere un po' tutto il canottaggio ligure. E di solito si presentano circa 80-90 persone, dove cerchiamo appunto dai bambini a anche i genitori, i parenti dei bambini, c'è un motivo per unirci, per farci gli auguri di Natale e comunque sia per fare anche dello sport. Lo facciamo all'interno della nostra struttura, un canottaggio indoor fatto su macchine apposta per remare. E quindi niente, ci presentiamo con questo primo evento, anzi cogliamo l'occasione per invitare chiunque volesse partecipare a questa gara, lo accettiamo volentieri, sarà data una maglietta rappresentativa dell'evento e quest'anno anche con Stelle dello Sport che ci sponsorizza ci saranno altri bei premi. Ecco. Perfetto, grazie mille Roberto. Grazie a voi, grazie mille.